Ciao, volevo chiederti innanzitutto un pronostico sull'esordio degli azzurri. È la partita da vincere quella contro la Francia, quindi è un esordio che vale già la Coppa del Mondo ed è un esordio che può cambiare la storia della Coppa del Mondo anche per chi la segue, perché si farebbe il boom a quel punto, tutti si metterebbero a guardare il rugby, anche quelli che di solito ne sentono solo a malapena parlare. È tipico un po' degli italiani quello di seguire gli altri. Ma guarda, sport, io mi ricordo quando Panatta vinse a Roland Garros l'internazionale di Francia, la Coppa Davis, tutti giocarono a tennis, poi tomba tutti i sciatori, piumini, cose eccetera eccetera. Adesso c'è di nuovo un ritorno del tennis grazie alle donne, c'è il basket, quindi io cercherei di imitare anche gli altri sport se fossi uno dei ragazzi azzurri del rugby, per cercare di in qualche modo di sfruttare questa scia. La Gazzetta dello Sport ha aperto le pagine con gli altri sport, un evento storico, sembrava di essere in Francia con l'equipe. Secondo te questo mondiale qual è il giocatore che sarà rivelazione dell'Italia? Dell'Italia? In assoluto ti direi Né Milner-Skadder, l'ala degli All Blacks. Prendiamo nota comunque. Sì, no, questo è veramente un fenomeno. E dell'Italia mi auguro che possa essere non uno, ma uno spirito, no? Attorno alla leadership di Parisse, che poi ci sia o non ci sia, ma che crei insomma in qualche modo l'ambiente, chiunque giochi. Poi la speranza è che ci sia sempre un giovane, no? Che possa entrare, possa cambiare con quella sfrontatezza tipo Canna, entra a Cardiff, prende il pallone, drop in mezzo ai pali, e chiunque si sarebbe spaventato, dice che figura faccio, invece lui l'ha preso e ha anche segnato. Senti, invece un pronostico per gli azzurri in questa competizione? Bisogna crederci, bisogna andare ai quarti di finale, bisogna dirlo dall'inizio alla fine, anche se si dovesse perdere contro la Francia, ma io non credo che si perderà contro la Francia. C'è un quarto di finale contro gli All Blacks se si arriva a secondi. C'è tutti davanti alla televisione. Esatto. Senti, gli All Blacks. Senti, gli All Blacks ce la faranno a vincere nell'emisfero nord la Coppa del Mondo? Poi nessuno ha fatto il double, sai? Poi anche due coppe consecutive nessuno è mai riuscito a vincere. Io penso proprio di sì. Ho quasi l'impressione che gli All Blacks a volte giochino in un altro sport, perché sono totali, non esiste un punto debole nel loro gioco e non esiste un gioco complicato, è un gioco semplice fatto nel miglior modo possibile, e hanno anche la profondità, cioè se qualcuno si fa male entra un altro, cambia poco. Però l'Inghilterra anche che gioca in casa, l'Inghilterra rischia di non passare al primo turno. Pronostico bello azzardato quello. Certo, Galles, Australia, ma scherziamo, Figi stesse. Le Figi nel 2007 mandarono a casa il Galles. Senti, un'ultima domanda che volevo farti, abbiamo parlato del rugby a livello internazionale, visto che siamo a Roma, la situazione del rugby in una piazza come Roma ormai non è più quello di 10-15 anni fa, dove c'era Rugby Roma che vinse addirittura lo scudetto. Io credo che nelle grandi città ci sia un problema di impianti, e non è solo di Roma, ma è anche di Milano, come sappiamo. Se uno immagina, cioè, dove andiamo a giocare se non c'è un club privato che ha un suo campo, è difficile che l'amministrazione pubblica ti metta a disposizione un campo non grandissimo, ma almeno un po' grande, anche per fare una partita internazionale. Se non è disponibile l'Olimpico, dove si va? Se non è disponibile il Meazza, dove si gioca? L'Arena di Milano, per esempio, non è regolamentare. E poi un problema sono gli impianti, l'altro problema è che deve nascere dalla base, non si può mettere una squadra in un posto e dire adesso portiamo il rugby lì perché poi dietro questi, e lo puoi fare probabilmente se sei gli All Blacks, altrimenti deve nascere poco alla volta, bisogna lavorare molto nelle scuole, sui ragazzini, e convincere gli amministratori ad aiutare, sovvenzionare e fare gli impianti.